Salve a tutti ragazzi, io sono Filippo e sono qui per portarvi la mia personalissima recensione su Wizard of Legend, titolo molto carino a mio avviso, presente nel Game Pass. Il Game Pass, sapete benissimo, è un servizio su cui Microsoft sta investendo moltissime risorse, servizio uscito già nella generazione precedente di console One X e One S e che sta continuando la sua strada con le nuove console da poco uscite, Serie S e Serie X. Servizio che tra l'altro ha visto l'aver inglobato anche i titoli presenti da prima nel servizio della EA Play, quindi ad oggi conta più di 300 titoli. Veramente una cifra spropositata e quindi capirete da voi che sopra un elenco del genere è molto facile perdere magari qualche piccola gemma o qualche piccolo indie meritevole, perché magari offuscati dai grandi nomi come può essere FIFA, come può essere Need for Speed, come può essere Mass Effect, Halo, Gears, eccetera. Quindi questo video serve soprattutto a questo, a farvi conoscere, qualora non lo conosciate già, Wizard of Legend. Di cosa parla Wizard of Legend? Wizard of Legend è in primis un dungeon crawler roguelite. Io il gioco l'ho già finito un paio di volte, in realtà parecchie volte, prima di portarvi questa recensione. E la trama è veramente, veramente molto banale. Noi siamo un ragazzo che visita il museo di Lanova. Lanova è una città dove un tempo sorgeva un'accademia di maghi nei tempi antichi. E in questo museo sono quindi contenuti i cimeli appartenuti a maghi e stregoni di quest'epoca passata. E l'oggetto più importante dentro il museo, ma anche ai tempi di Lanova stessa, era l'insignia che porta il nome della città, quindi l'insignia di Lanova. Questa insignia veniva conferita solamente ai maghi che riuscivano a superare la prova del caos. La prova del caos era un labirinto a più piani dove bisognava affrontare stanza dopo stanza, piano dopo piano, i maghi elementali, i cinque stregoni elementali del fuoco, del vento, della terra, dell'elettricità e del ghiaccio, al fine di raggiungere il maestro di questi cinque stregoni, il maestro Zura. Colui che detiene non solo il potere di tutti e cinque gli elementi, ma anche del sesto elemento, l'elemento del caos, quello che può far tutto, quello che crea tutto, equilibrio e disordine. E solamente alla sconfitta del maestro ci si poteva rendere orgogliosi di mostrare a tutti questa insignia. Insignia contenuta quindi in questo museo. Noi appena arriveremo nella stanza contenente questo preziosissimo cimelio, vedremo il cimelio stesso uscire dalla teca e risucchiarci in un vortice. Al nostro risveglio ci troveremo in questa catapecchia e una volta usciti ci renderemo conto di essere arrivati in quella Lanova di un tempo che tanto ammiravamo e che tanto desideravamo visitare. E la piazza della città fungerà quindi da nostro hub centrale tra una partita e l'altra. In questa piazza noi potremo fare essenzialmente tre cose: comprare e creare la build per le nostre magie. Le magie sono veramente tante, io ho finito il gioco più volte, ma non le ho ancora sbloccate tutte. Comunque si parla di più di 100 magie diverse. Come potete vedere, ne ho tante, ma non proprio, ma non sono neanche lontanamente vicino ad averle tutte. Queste sono le magie del caos. Ecco, queste magie si ottengono solamente quando si batte il boss finale. Una volta battuto Zura, lui vi darà una delle sue magie in modo completamente randomico. Ebbene, una volta scelte le magie, che si dividono tra magie di attacco base, quelle eseguite con X, magie di spostamento, ovvero il dash, quelle eseguite con A, magie di attacco normale, quelle con la Y, e magie di attacco caricato, quelle con la B. Oltre alla barra della vita, avete visto che abbiamo una piccola barra vuota. Però io, quando colpisco i manichini, si riempie. Quella è la barra del mana. Quando si riempie del tutto, il nostro attacco B, quindi
quindi in attacco caricato, diventa una finisher, per così dire. E premendo il pulsante, il tempo si rallenta per pochi decimi di secondo e rilascia tutta la scarica della magia. Capirete quindi che creare la propria build di 4 magie è la parte fondamentale. Sperimentare, conoscere, provare e vedere quale approccio è più idoneo al nostro modo di giocare, solamente questo ci aiuterà a spuntarla dentro il labirinto del caos, dentro queste prove del caos. Oltre alle magie avremo anche le reliquie. Le reliquie ne potremo avere solamente una prima di entrare nel dungeon, ma nulla ci vieta poi di ottenerne altre dentro il dungeon stesso, sia come loot di nemici, sia come loot dei magari dei boss, sia perché troveremo comunque anche i mercanti dentro il dungeon. Le reliquie si dividono in reliquie d'attacco, di difesa e di supporto. Come vedete sono 72 per tipo e anche qua io sono circa a metà, grosso modo, di quelle che ho già sbloccato e ottenuto. Quelle che troverete, comunque vale la pena evidenziare che le reliquie, così come le magie che troverete, che dropperete dentro il dungeon, non le porterete mai fuori da esso. L'unico modo per sbloccarle e averle sempre vostre, e quindi inserirle sempre nella vostra build, è farmare le gemme. Io ne ho 54 residue, quelle sì che ve le porterete tra una partita e l'altra dentro il labirinto del caos, e con le gemme comprare, quindi sbloccare definitivamente nell'hub centrale magie e reliquie. Una volta aver scelto magie e reliquie, cos'è che si fa? Si sceglie ovviamente la tunica, perché non siamo maghi né stregoni senza le nostre tuniche. Le tuniche sono di tantissimi tipi, tantissimi colori, e hanno due effetti. Banalmente sono quelli più classici, come aumentare il drop, non tanto la frequenza ma la quantità del drop, aumentare la vita, aumentare la difesa fisica, aumentare la percentuale di possibilità di non subire danni, quindi di evitare un colpo, o aumentare la possibilità di fare critici con le magie, veramente molto utile, specie se avete magie che colpiscono a ripetizione, o anche altri potenziamenti che magari riducono il cooldown tra una magia e l'altra. Questo è quello che vi servirà a voi per creare una build. In aggiunta a questi tre mercanti, o meglio due mercanti più un sarto, ci sarà anche questo allegro signore, che ci darà accesso alla boss rush, modalità che comunque non sbloccheremo se non prima di aver battuto almeno una volta tutti i boss. E poi questo losco figuro che ci potrà vendere di volta in volta, in modo sempre casuale, una reliquia maledetta. Questa reliquia ce la porteremo dentro il dungeon e sparirà con la nostra morte, e non sono quindi sbloccabili, ma sono solamente da comprare tra una partita e l'altra. Queste reliquie danno dei grandissimi poteri, ma anche degli effetti negativi altrettanto potenti. Esempio c'è questa, che tutti gli attacchi causano 99 danni, ovvero il massimo, ma non solo i nostri, non solo quelli che noi faremo agli avversari, ma anche quelli che subiremo. Capirete quindi che per usarle ci vuole non solo una conoscenza del gioco non indifferente, una conoscenza dei partner, dei nemici, ma anche una build stabile che ci permetta quindi di poter essere sbilanciata con queste reliquie senza poi entrare nel dungeon, fare due passi e morire subito. Il dungeon comunque ve lo mostro. Come vedete è suddiviso fra due piani più il primo boss, due piani più il secondo, due piani più il terzo più il boss finale. Mentre il boss finale, che è il maestro Usura, non cambierà mai, gli altri tre verranno scelti casualmente fra una rosa di 5, ovvero dei 5 elementi che compongono il gioco. Il nostro scopo sarà arrivare nel portale per portarci al piano successivo. Voi la mappa adesso la vedete piena perché io banalmente ho la reliquia che mi fa vedere già la mappa, ho la reliquia equipaggiata. Però magari finché voi non avrete questa reliquia non potrete vedere la mappa. Nella mappa vedrete anche tre icone, sono i tre mercanti,
che vi daranno quindi oggetti, oppure magari vi chiederanno di fare degli scambi, tipo di dare l'oro che voi avete, l'oro che avete trovato, per una magia casuale, una reliquia casuale, oppure anche che vi chiederanno una vostra reliquia per un'altra reliquia, una vostra magia per un'altra magia, oppure una vostra reliquia per una reliquia maledetta. Quindi le scelte sono tante. Questo purtroppo va anche un po' molto a fortuna, quindi voi potreste avere anche la build giusta, la build perfetta, per quanto non esiste la perfezione in questo gioco, e magari volervela giocare così, in qualche, rischiarvela in qualche azzardo, magari ottenere magie veramente veramente molto più deboli oppure molto più forti. Comunque in internet troverete anche dei forum, dei siti che parlano di questo gioco, dove è possibile trovare delle build fatte da altri utenti. Quindi comunque il gioco ha avuto un discreto successo e la community non è chissà che community, però comunque dà un po' di aiuto, voi non potete farvi qualche idea, perché le magie sono veramente tante, quindi rischiate di perdervi all'interno di esse, anche se poi il bello di questo gioco è anche provare, riprovare, morire e riprovare. Una partita dura molto poco, si parla di circa 30-40 minuti, se esplorate tutto bene difficilmente supererete l'ora, ma è proprio la bassa longevità di una run il suo punto di forza, perché il gioco entra in quell'ottica di un'altra e poi smetto, un'altra e poi smetto, fino a che non si sono fatte due, magari tre ore. È vero, non è un gioco per tutti e alla lunga può venire a noia, però proprio per questo secondo me serve il Game Pass, per provare giochi che magari non avreste mai e poi mai comprato di tasca vostra. Il gioco comunque è disponibile anche all'acquisto singolo, al costo di circa 15€, ed è disponibile non solo sullo store Microsoft, ma anche su quello PlayStation, su Steam e sulla Nintendo Switch, che a parer mio è la versione migliore delle quattro, perché la console acquisisce il fatto della portabilità, che ben si sposa con questo gioco adatto a partite mordi e fuggi. Per quanto il periodo in cui stiamo vivendo adesso non è il migliore per muoversi e spostarsi, comunque se proprio proprio devo consigliarvi una versione fra tutte, è vero che sul Game Pass è gratuita, tra virgolette gratuita, perché noi comunque paghiamo un servizio, però ha più senso quella presente nello store Nintendo. Deve piacervi il genere? Sicuramente sì, però comunque il mio avviso è quello di dargli comunque una chance, di vedere se il gioco, anche se non è nelle vostre corde, provatelo comunque, il peso è meno di un giga, quindi veramente nulla. Provatelo, perché potreste veramente rimanerne assuefatti, come è successo a me, e giocare partite su partite su partite e far passare il tempo senza neanche accorgervene. Questo era tutto, quindi non ho altro da dire e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!